senza me. Preso sotto di cocco in un mese, duravano. Erano storie banali che poi subito si cancellano. Sei una non conoscevo le fasi d'amore nascoste nell'anima. Ai ai. Buonasera a tutti amici, buonasera a tutti. Mannaggia te come fa, mi hai fatto solo innamorare, devo da capo questi pensieri, un'altra donna non mi va. Buonasera. Sono sicuro. Grazie Fabi. Buonasera Vincenzo, buonasera Cinzia, buonasera a tutti, buonasera Rossella, buonasera a tutti. Grazie Fabi. Buonasera a tutti. Che mangio? Minestrone. Sto mangiando minestrone. Ho l'allergia. Buonasera. E mi manca la voce. Ogni volta che ho l'allergia. Grazie Giussi, mi si attacca alla gola. Ti aspettavo. Eccomi qua. Sì, Loredana, minestrone, io però ho messo la pasta, lei però senza pasta. La legge è tremenda, sì. Ma lei ce l'ha scesa prima senza pasta. Finalmente eccomi qua. Anch'io ti aspettavo. Eccomi. Vincenzo, il tuo commento non arriva. No, aspetta, prima non mi piacevi. Mo ti guardo sempre, grazie Vincenzo. Ti aspettavo, bella Gaia. Se uno ha da fare non ne può fare live, no, vabbè. Pensavo non facessi live, sì che la faccio, qua sì, può capitare che uno non può capitare può fare, a volte. No? Ci mancherebbe, perché uno in base a quello che ha da esplicare, da fare, non la puoi aprire la live. Ivana, sì, buonasera. Stiamo mangiando tardi stasera. Magari mi ha picchiato fare scappi, nei fogliai. Mare, perché non ti mangi a canne in gordo? Perché mi hai mangiato la canne? No, che ti ho chiuso. A me la faccio mangiare. E ora sto riaprendo con la precisione 3 minuti che sono in live. Ho detto da 3 minuti. Ciao Lauretta. No, 2 ore, 3 minuti. Io la faccio mangiare a canne in gordo. Che mangio, Vincenzo? Minestrone. Ciao Benda, ci siamo viste a Tinder, ti ricordi? Bene, un bacio dal Belgio. Ciao Loretta Enza. Sinceramente non mi ricordo, però sì, certo che ci siamo visti sicuramente. Ci sono stati tanti. Sono stati in tanti che ci siamo visti. Cristia. Non devi chiedere di emozione, papà. Mi emozionare tutto là. Perché? Ti emozioni tutto. Perché? Su Facebook siamo più buoni perché leggi sempre gli sms, su TikTok Francesca ti avvelena il sangue, lo so. Davvero però. Ah?
Leve da capo le pensieri, ma ancora mangi quest'ora e mangiare. Ciao, ciao, buona cena. Ciao tesoro. Ciao cara, è venuto mio marito. Rischia! Eravate con la Ha sorella, già sì. Del portato alla vista! bagno. Bravo! Bravo, invece, bravo! Papà, bravo! Ma ancora ne hai mangiato? Io sto mangiando per sera, per cena, sto mangiando. Ai, ai. Ma chi fu? Solo io? Io mi duri che mi dici sì o no, rispondi. Chi fu? Io mi duri che mi... Domani non ci Non ti sarò, ho no, non ci sarò, ma non è detto, perché solo il tempo abbiamo la capito. live, No, la live facciamo anche a tutto Milano, così. tutte cose, video, facciamo tutto. Sicuramente vuole fatta a diretta. Certo, buttami di carica batteria, però, vedo, Sì, Rossella. Sì, mi sazio. Solo io, ma ero bambina, scuola elementari, medie, che Ah. era? Scuola media. Scuola media eravamo. Eravamo bambine. Cos'è la Geve? Che fu? Cos'era? Niente. In che senso? Media, bravo. Dove sono Aspetta, domani? quello è giusto con me, boh. Domani siamo a Milano. Domani Milano. Domani ho una sponsorizzazione a Milano, non saccio come, non saccio perché, mi hanno chiamato all'improvviso e domani si parte per Milano. E vai. Domani si parte per Milano, domani mattina e poi torniamo domani sera. Ma che fare? Adesso stai mettendo scarpe, Va te bene, ma ne che ancora? Però tu sappia una cosa, papà, che l'unico cara che avevamo andato a marcia, come tu mi chiedi, io è mangiare, che io non ci sogno, io ti faccio cogliere la fame. Perché cato su bicchiere non ne fai, Ora perché non mangio ok? sta Perché pasta. se era così la voce da Ma cattare davanti. smollo, non Ok, interessa. questo che lo sappia, da sicuramente ti devo buttare. Ora tipo un umano ci andiamo di mattina, tu una manotti. Bravo, non telefonare perché ti Non spacco c'è dalle contate. sogno, perciò è inutile che tu Bravo. vuoi chiamare, non c'è sogno. Domani, non puoi chiamare. A posto non sta mangiando oggi, niente. Lascialo stare, Ora non sta capignano, mangiando sta manco, però parola. quando siamo fuori Ti non gira capricci. insultare. Ti No. capricci di Io poi Cristian. insulto io a te. Allora, vi stavo dicendo, domani si parte a Milano, di mattina torno la sera. Mi hanno chiamato per una sponsorizzazione. Amici, io manco ci credevo, ci resta mio marito, ma sarà chiamano panciottari chi sto. Invece no, invece no. Mi sembrava che comunque volesse prendere in giro, invece no. Domani a Milano, Milano. Signora, sponsorizzazione di che cosa? Di quasetto no, però se ne chiamano magari. Di un Di un negozio. negozio? Domani negozio. Ti meriti meglio, sei una brava persona, grazie. Ma che si mangia a minestrone? Stai mangiando un poco di minestrone? Aspetta. A pomeriggio è inviato, no? Che era all'alluminio No, qua. mi picchia a fuoco Certo, posso, picchiamo eh? un amico andò a fuoco. Fredda pasta, sai che buona, che schifo. No, no, vabbè, alla fine che fa? Cioè, la pasta fritta non la mangiamo dopo il frigidetto. Tutta velletudine per non picchiare in piatto, Cazzo, la eh? Non io. ti aiuto. Io mi stai pigliando una cennicchia di pasta che si mette brutto. Ciao Cicci. Scusate.
Vedendo le vostre live mi dimentico i pensieri. Anch'io. Oh, perché dicevi come nessuno non ci piace, come un marrone non ci piace, fare cotta salata non ci piace, e cucchiaio non ci piace, ma siamo al ristorante, penso. Che cazzo c'è a Milano? Che giù non è chiuso Tosoro? Ci stiamo a fare con l'olio. Ci stiamo andando a fare con l'olio e Tosoro? C'è cosa? Cacciere di opera. Sto andando là. Ma cazzo di opera sta muovendo? Fare il show con l'olio. Siete sempre pesanti, proprio sempre pronti ad offesi, ridicoli, vergognosi. Scafazzate, A culi da star, questa è la scafazzatetti. cattiveria Per che me c'è siete così, nel mondo, così. Capistro? e lo capiscono, e lo capiscono, A culi da quando star, purtroppo capiscono, scafazzatetti. capito, c'è un problema. Non venite a sbariare qua nelle live. Aspetta, vi chiudo dando le mani da me. La gelosia ti brucia, fai. Allora, Mangia buono questo. Lei correggerò, piccirello. Ora si sta facendo per fare la notte, no? Sta battendo. Buono. aspettate, amici, man mano scafazzatelli li facciamo volare. Sì, Martina, mi collegherò lo stesso, però ovviamente bisogna vedere, non lo so. Lo so, sono cattivi. Cattivi nell'animo. La gelosia e la cattiveria che ho visto in questo social è una cosa allucinante. Proprio allucinante. Lui è te. Ma ci faccio fare, E non ricevi lo schermo. Però voglio dire, a scrivere in continuazione ma se ti non c'è sei sotto una scemo, madre di rido. Cioè, se non raccogli ragazzi idioti, tu non hai amicizie. È Mamma pazzesco. mia, mamma mia. Tale, tutto tempo. Si spacca un telefono, capiste? Chiude il tronco. Santo, perché non pare? Che vuol dire non pare? Perché è occa chiusa. Cicci, domani mattina verso le 11 si parte, Sì. domani mattina alle 11. Arriviamo alle 2. Sta soffrendo, sì, con l'allergia, Tony, fotti. Con l'allergia. Anche la voce mi manca. Di soffrire stai soffrendo più davvero. Ma d'allergia. Un saluto da quartiere Canalicchio, grazie, ricambiamo, ricambiamo. Ah, ci siamo messi, basta più. Il bis l'ho fatto, basta. Sì, Giuseppe, io ci soffro ogni anno, come questo periodo mi inizia a mancare la voce. Mi metto con questo. Buonasera a tutti, amici. Così sentite. Natura che ho battuto il telefono. No, Daniel, lo lascio con mia mamma. Tanto io la sera poi ritorno, capito? Non me lo porto per un giorno. Ovviamente devo dare conto, se era un evento me lo devo portare perché poi comunque rimango a dormire là. Invece no, io domani sera torno. Ho
Non è che le persone si possono mettere appena pubblicità, amici, a pagare biglietti a tutti, a tutta la famiglia per fare una sponsorizzazione. Anche no. Mi devo mettere nei panni anche di chi mi chiama, no? Se le persone mi chiamano non si possono mettere a fare 50 biglietti perché in famiglia siamo 50. No, ci vado io e mio marito, due biglietti stanno pagando. E vendi a Milano? No, ho una sponsorizzazione domani a Milano. Pubblicità. Una pubblicità. Tanto nei silenziari magari ci sono una bestialità. Alla strada? Sì. Cioè, che ignoranza. Senti, ci sono una bestialità, la strada. Magari ti vengo a pigliare, sì, amore mio. Sì, solo parare, a paiuccia di spugno. Vabbè, tu sì che usciamo lì da lì. Ci dico, si sta venendo con l'aereo. Così domani ne trovamo direttamente a Milano. Perché vuoi essere che tu vuoi venire a pigliare per portare a Milano? Tu chi ne sai? Se chi devi dire... che tu capotta l'aereo, tu sai, tu non lo sai. E quindi puoi essere anche domani quello che guida l'aereo e ne venne a pigliare. Stiamo raccogli. Rimaniamo così. Quando è per te va a Milano, ti auguro il meglio, ti abbraccio con stima. Grazie, Zina. No, a Malpensa atterriamo, vero? A Malpensa. Aeroporto di Malpensa. Ma che clima c'è? C'è freddo? O posso venire così a maniche corte? No, abbiamo un cipotti, non ci ho. Un cipotti. Che clima c'è domani a Milano? Ma le cocotta in cipotti. C'è caldo. Un cipotti non leggero pazzia. Ah? Caldo, vabbè, mi metto giù botti jeans. Oggi ha fatto caldo. A Milano devo fare una sponsorizzazione. Una pubblicità. Va bene, andò. Sì, Rosaria, è la prima volta. A Milano non ci sono andata. Dimmi, Rosi, perché non rispondi mai? Se non ti leggo, cioè non ti ho letta. No, che non ti rispondo. Camisa, dice Romani, mettete il suo sì, santo. Non è che siamo di matrimonio, stiamo andando a fare una sponsorizzazione. La magliettina in cipottino e via. Comunque, dentro la fiera è climatizzata e si sta bene. Quando farei la sponsorizzazione? Domani si parte. A Milano che si mangia? Non saccio, manco si mangio a sto punto. Diciamo, però, arriviamo e lui. No, però poi abbiamo appuntamento. A sera? E vabbè, poi a sera abbiamo folle che vogliono venire a trovarci. Trovarci e mi portano nei suoi locali. Comunque, poi la sera c'è una follower che mi viene a prendere e dice che mi porta nel suo locale. Oh, amici, tutto così che stanno facendo, non lo so. Riparto la sera alle 10:30.
Pepino, vuoi la fattura? Sì, Sì, tutte cose. la paghi e poi facciamo la fattura. Alle 10:30 ritorniamo, poi arrivo a mezzanotte qua, in aeroporto Fontana Rossa. Ma lei muore da cosa? Allora, Chi è? la sigaretta. Per fare che? La sua sta. Perché Chi vuoi? non devo catti? Ma tu non stai scendo? E se te ne vai non ti puoi raccattare? Stai capendo che ho un problema di questo? Cavoli soldi. Che Ci sono di solito, basta che te ne manca. stia problema? Cavoli. Sento, ho tutti, devo essere se non fai la Sandro, fattura. non lo leggere. Allora, via. Domani sarò sintonizzata più che mai sul tuo profilo, Franci. Grazie, Cicci, grazie, Bella. Curci, tutta giorno, un po' staccate. Ho letto che ci sono 23 gradi a Milano. Vabbè, non è freddo, dai. Si sta bene. 23 gradi. Al salone del mobile. Sì, Emanuela. Salone del mobile. No, non lavora, Cristian. Domani tutti il suo profilo di prendere. Io sto a Milano, stiamo già in mani Troppo caldo. Bene, anche oggi. Va bene, così. Grazie, Giulia, così so come mi devo vestire. Ho visto su YouTube la tua musica meravigliosa. Era successo di fare sponsor fuori Catania? No, ho sponsorizzato solo il locale in Belgio. Ma perché comunque sono partita anche per l'evento. Ho avuto un evento e nel frattempo che ero là ho sponsorizzato il locale. Ma non, no, fuori no. Io abito in zona San Siro. Perché comunque ho avuto anche una serata. Nel frattempo che ero là in Belgio ho avuto anche una serata. Ho fatto sia sponsorizzazione per il locale e sia poi in un altro posto ho avuto la serata. Sempre la stessa persona, giusto? Però non mi era capitato, no. Seba, Chiuriu, tua mamma, la casa di punta, no il locale. Perché non la volevo, non neanche regalata. No, Paola, Daniel, no. Chi è vero Paolo? Ah, stavano con Jesse? No. Ciao vita. Allora,
Com'è il tempo qua, Jessica? Poco fa ha piovuto. Ora no. Non lo so, Totina. Non lo so perché è cattiva. Non lo so. Sono nati così. Adesso domani, domani. Sta cercando un giubbotto? Quale? Una. Quale? Sì, lo so, udò, usaccio. Ci vuole addio. Usaccio, non te lo asti. Mi risento a stanza. Che ti ho smanicato? No. Sì, i biglietti ce l'abbiamo. Mia moglie mi sta dicendo che conosci mia cognata e mio nipote Mario. Non mi viene in mente dove li ho conosciuti. Vi ricordi, tuo frati? Ero picciriddo io, Però c'è giubbotto. niente c'è stato proprio da prima Non so che anche prima. hai fatto anche ieri ma sì Mi ricchiabbia stendevo. ha fatto una morale deve da capostello in giro ti sto buttando quasi c'è ma perché uno ti sta cuccando? la casa la merda fatta se potere Cioè, dove fai casa pure della la casa casa di cristiana, ma ti Vicenza rendi conto? te Ma chi ci sta cucchiaino? Chi sta facendo magari tu? non si mette arrivi esca di lì Esce ora Cristian, sta andando a dormire a casa della mia amica Laura. non so figlio a legge se ma vabbè c'è la sopra una allora vado a dormire come Come no? non me ne. Nel senso c'è il suo fratello, si chiama Pugino. No, Questo è. la soggira sì, a casa di Laura. Capito? Dorme con la tua amica, dorme a casa sua, sì, con suo figlio. Ha un figlio della stessa età di lui. Sei nervosa con Cristiano, Alessandra? Perché guardo cosa sta combinando a 3 ore. No, perché pare che non c'è colpa. Sei, pare quello che non ci colpa, ma Cioè, invece. come non è andiamo a un farci l'angelo. Qua non c'è il tuo caricabatteria. C'è? Sì, qua non lo so. E allora ci mettesti tu se c'è. Io c'ho un zitto. Tu? Allora vuoi occupare tuo papà? Oppure manata, se, se. Se. Non saccio. Non ne frega niente. Sì, raccini no, cioè, non mi interessa. Non mi farà virire perché non mi interessa. Tu mangiasti sul telefono, ormai ti rimane così. Uno sbicchi camanata, c'è un pugno. Miliardo di voti intera. Chi voleva che durava per sempre un telefono? Ah, c'è cioè, ma che tale l'indistruttibile che giocava a giocare rosso? Che giocava a rivandera non si rompe mai? Un Caramba. caramato? Telefono che non si distrugge. Non so quanti telefoni può rompere mio figlio Cristian. E ha Ma una mica propria. di famiglia, ma io gli rompo con suo figlio quando è io. Vabbè, ma non c'è già il punto. Sì, deve dormire con donne. Sì, ora chiamiamo Budella Casa dei Cristiani. Sì,
Sì, ora ne tocchiamo che femmine. Ma non ci rendi conto, santo, sono stupidi quando parlano. Non mi fare parlare, guarda, che è mio. Mio nipote Mario andava a scuola con tuo figlio. Ah, sì, certo. Sì, l'ho capito chi è Mario. Certo che lo conosciamo. Cioè, sei, Gaia. Non mi fare parlare, che è meglio, non mi fare parlare. Gaia, le ticce ne erano caite. E io non c'ero. Ti parlano Santarelli, vero? Oh, basta, finisce. Il tuo discorso che non interessa. Ma stiamo parlando, chi può dire che non ti interessa? Di cose che non ci interessano i cristiani, stiamo parlando. Ma questo caro io voglio fare, io non posso fare, perciò io se lo potevo fare magari io mi potevo fare. Sì, ma c'era, tuo figlio sai, te stai muto, chi erano? Saimo? E dopo? Che Saimo chi è? Quando Saimo. Esce tuo figlio, Kevin, mio figlio, non si sa. Ah, Saimo, chi erano fra i figli? Usa in basso, picciriti, sono tra di loro, non mi interessa. Ma sai, ma non c'era l'altra. Erano tutte compagni. E domani come fate? In che senso come facciamo domani? Mia mamma c'è. C'è mia mamma, no? Daniel se ne va a scuola, di mattina lo mando a scuola. Viene alle 6 del pomeriggio. Poi sta con mia mamma e quando mi ritiro me lo porto a casa. Lo salgo. Perché non apre un ristorante, così lavorate tutta la famiglia. Queste cose non so fino a chi conviene. Antonio, ci vogliono soldi per aprire un'attività. Partiamo alle ore 11. Ci manco ristoranti per davvero, ci manco ristoranti, no per schizzare, veramente. Perché ci vale che è facile. Ma non è facile, aprire un'attività non è facile, completamente. A parte ci vogliono soldi, cioè nel senso soldi. Con la bocca si fanno costruire palazzi, e che infatti si fanno costruire cose. Basta che lo fa fare i corna. Ce ne può fare che sembra. Allora. Io quanti nipoti ho da parte mia, i figli di mio fratello e mia sorella sono 3. 2 mia sorella, 1 mio fratello. Una femminuccia mio fratello. No, si pizza bene dove mi fai. Mia sorella ha un maschio e una femmina. Io solo ho 4 maschi. Perciò io ho un'attività per bene che ti posso dire, non te ne aprire mai. Chiamo Giave. Domani sono a Catania, spero di poterti vedere. Anna tesoro, io domani parto per Milano. Giusto. Parto di mattina e mi ritiro la sera a mezzanotte. Penso che arrivo poi a mezzanotte. Ho una sponsorizzazione fuori. Basta, non vado a che sei da. Una sponsorizzazione.
Sì, Alessia, mia nipote va nella palestra dove vai tu? No, se lo tiene il mio suocero. No. Sì. Ah, Ilenia, mia nipote Ilenia. Buon pazzito, Roma. Grazie Giuseppina, grazie tesoro. Ciao Mari. L'avete sentita amici la canzone dei figli? La canzone che parla ai figli? Chi non l'ha sentita andate su YouTube e scrivete i figli. Francesca Farina. E vi sentite la canzone? Bravo, ce n'è a Milano, sei arrivata? No, veramente? No, no, veramente è la prima. Ascoltami, è la prima volta che mi chiamano per una sponsorizzazione fuori. Sì, questa è la prima. Io devo essere sincera. Una volta siamo stati per un evento in Belgio. Però per la sponsorizzazione? Sì. Mai. Mai. La più bella che hai fatto. Grazie. Più che altro è significativa. E che mozzo fa, se non me lo vuoto dentro, ci avanza. L'ho imparata quasi tutta. Non esiste amore più grande. Non c'è niente di più importante, pigi di levarsi a vita, magari quando cominciano danni. Fai di tutto solo per loro, per non fargli mancare niente. Parla della realtà, sì. Ho un'allergia, amici. Ah, non c'era bisogno della poesia cantata. Maria, ognuno nella sua vita fa ciò che vuole. Bravo. Si vede che per me era un bisogno, che io lo dovevo cantare. Un distamino? Lo prendo, ma è leggero. Mattia, non ti fa niente di farmi. Ma non l'hai caputo? Ma io ho due cerimetri per me. Per me fa più di quella di Sant'Agata. È bella, bella. Sarà la prima di altri sponsor. Allora io mi sento orgogliosa perché non me lo aspettavo che mi chiamavano per una pubblicità a Milano. Amici, cosa va a dire? Domani si parte per Milano. Pubblicità? Milano. Milano? È orrore, da fare, guarda qui. Boh. Sono io, no? Sta mettendo a parlare la faccia. Ma mamma. Mamma, dammi una caramella. Se n'è andata la zia? Se n'è andata? Non è triste? La figlia del mio amico, può potersi andare a letto. Che sta a fare Dani Roccio? A me te la chiamare? Però devi dire di stappi, eh? Grazie Paola, lo sono. A lei. Ciao. Amici, vi ricordo, giorno 27. 27 di giugno, no di giugno, ma va a festare questo giugno? Questo giugno, no? Cari. Sicuramente avremo una serata 27 giugno. Ma non faccio mi pare che l'avremo il giugno. O non faccio l'avremo. E penso che... No, 27 aprile? 27 aprile? Saremo Etna Park... Etna Park? Sì, food. Karaoke, ci sarà karaoke, serata di karaoke. E mi sono confusa, Stefania.
Non hai caputo 27 perché? Non l'hai caputo perché di congiunto. Ma faccio, è 27 di aprile. Etna Park Food. 24. Sì, 24, perché la moro, 28, 24. Ci sarà karaoke. Non canterò io, canterete voi. Io canterò qualche canzone così, però chi canterete siete voi. Quindi a chi piace, appoggio lupo sì Stefanic, a chi piace cantare e vuole cantare una canzone, c'è il karaoke. Vi dovete prenotare 27 di aprile. Il biglietto e il prezzo. Allora, il biglietto dovete chiamare il proprietario. Ora domani mi gira la locandina. Ma trovate il numero di telefono in tutti i video che ho fatto oggi. Ci ho messo il numero di telefono per informazioni, per il prezzo, per quello che si mangia, per tutto. A fare volta gli darò uno, gli darò l'11 maggio, a Messina. Sì, sì, sì. 27 di aprile, 27 di aprile, Etna Park Food, karaoke, ci sarà serata di karaoke, si mangia e si canta, chi canterete siete voi. Se veniamo per conoscervi, vi adoro, io ti aspetto con piacere, PC. Ti aspetto con piacere. Se canti tu, io non meglio. No, canti tu. Che chiedo, tu a cantare. Ai karaoke. Tu vuoi cantare e vieni. Che karaoke. Se io ti dico karaoke, che c'entra a cantare io? Canti tu. Karaoke cantate voi. Francesca, domani cerca di parlare in italiano, ma da squari milli, no? Quello è coreano, chi mi ha chiamato? Parla in italiano, parla in italiano, certo, un po', perché italiano. Oggi non è che ho capito tanto. No, parla in italiano. Sta squarando. Ci parla io. Cioè, quello è coreano, mi ha chiamato un coreano. Sì, pronto? Chi sì, mi chiama coreano, mi non sapevo di parole. Sì, mi ha contattato lei, sì, mi dica. Per una sponsorizzazione? Eh sì, non ci parla l'italiano. Ah, oh, cucchi di santo, chi sta l'italiano? Immaginate domani, no, che mi parla il coreano. Non lo so fino a che punto mi capisce. Tu sei simpatica così come sei, grazie Rosario. Domani c'è da ridere, Fotti. No, scettimi, che quale scherzo? Mi ha mandato i biglietti. No, ho i biglietti, ho il numero dell'autista che mi viene a prendere. Quali scherzo? Come la scherzo? Ma se famo un biglietto di scherzo? Via buono! La gente non è che ha soldi da buttare, che c'entra lo scherzo? Ma farò se mi manda i biglietti, che scherzo mi fai?
A Milano, dobbiamo andare a Milano, abbiamo una sponsorizzazione domani mattina. Grazie PC. Monisti bene tesoro, grazie. Poi ci fa sapere com'è andata, sì, ma poi a parte che vedete video. A parte che i biglietti si possono modificare. Chiara, però gliel'ho detto io che voglio partire domani, perché lui mi ha detto che giorno volete venire. Io gli ho detto domani. Quindi non è che io penso che modifichi i biglietti hai il giorno scritto, che era domani. Lui non lo sa che... Cioè, certo, io gliel'ho detto. Ufficio online, no, mi fa i biglietti. Chiara, guarda, io gioia non ci... non mi cambia niente, io l'aeroporto ce l'ho qua, ce l'ho a due passi da casa mia. Domani mattina se mi dice uno, signora, questi biglietti non sono stati fatti, io soldi non ne ho usciti, non ci ho messo niente di tasca mia, non mi interessa. Non è possibile. Dicevamo, ma cara mia, mi fa fissare. Quando chiamavo Cetto? Quando chiamavo? No, Cetto, Cicci, io non ci tengo niente, non mi interessa eventualmente. Io non faccio neanche tanta strada perché l'aeroporto ce l'ho vicino a casa. Grazie Chiara. Avete fatto il check-in? L'ha fatto lui stesso. Ha mandato check-in. Sì, mi ha mandato anche il check-in. No, non c'è nessuno di fare un check-in. Mi ha detto a domani andate a fare il check-in e invece gli abbiamo detto sbrigatela tu e se l'ha sbrigato lui. Che c'è? Sì, poi te lo spiego. Finisce la ora, Dani, vedi che lo hai invece a fare. Allora, c'è tutto lì. Orari, partenza, domani. Io devo partire alle 11 da Catania, arriviamo a Milano alle 2, il tempo della pubblicità, della sponsorizzazione. Orario, la sera ritorniamo per casa. Catania a Milano Malpensa. La sera poi ritorno. Mi ha fatto i biglietti andata e ritorno. Mi ha fatto i biglietti per andare e i biglietti per tornare. La Rainer, non officina Rainer. Rainer. Santo è contento, un'esperienza nuova. Però bello, non me l'aspettavo oggi. Aeroporto Malpensa a Milano. Non me l'aspettavo oggi. Infatti quando ha chiamato, siccome ho sentito la voce di un coreano, cioè coreano, uno straniero, no? Ci disse sicuramente sta schizzando, sarà qualche scherzo. Poi mi ha mandato i biglietti. Poi mi ha chiamato con la videochiamata. Ci sono, ci sono. Sei a posto, Semo? Allora, orario 11:50, Catania, cerca di Gogole. Orario partenza da Catania a Milano 11:50, mi risulta. Certo che risulta. 11:50 l'orario, partenza da Catania. Risulta, risulta. Sparte con volo FR217. Perché finché mi aveva chiamato per una pubblicità, mi chiamano, non è che non mi chiamano, però come appena mi ha detto a Milano, ci disse a me marito. Ma chi giù di Milano sta chiamando a Nuacci? Risulta l'orario. Sparte risulta che c'è in volo all'11:50 e arrivo a Milano 13:50 come ho nel alle 2:10 come c'è nel biglietto risulta no
una pubblicità vado a fare, una sponsorizzazione. Infatti ci sia mio marito a Milano, ma chi sto dando il numero? Fare, no, ti pago tutto io, ti pago i biglietti, ti pago... Ci sì, ma c'è un costo, perché non è che vengo gratis. Dici, lo so. Ah, a posto, se lo sai, siamo a postissimo. Domani siamo a Milano, ci dissi. Due ore, sì. Oggi fu una giornata fortunata. Oggi una giornata fortunata. Ho chiesto tante cose. Scetti mi ha conosciuto perché ha visto, dice, la pagina di TikTok che è alta. Infatti mi insisteva. TikTok, pubblicità su TikTok, mi diceva. Sì, usaccio, pubblicità su TikTok. Perché ha visto la pagina alta del TikTok, mi ha contattata, non c'ho il numero io. Dio esiste, dà le sue soddisfazioni, brava Giovanna. E io lo ringrazio sempre Dio, sempre. Per tutti i traguardi che supero, io ringrazio sempre Dio. Pagherei io invece per assistere alla vostra... Libero pensiero, sinceramente non ci credevo neanche ora. No, il primo aprile, manco ora ci credevo. Dissi, ma chi sto di Milano? Ma chi sta dicendo? Ci disse mio marito. Ora, chi, ora manco te ne manda biglietti. Ci disse mio marito, ma perché chi sto mandando i biglietti a noi? Io non ci credo. Ha risolto magari un ruolo. Io guarda, mi niente di Google. No, no, c'è tutto. Di Google. Io ho messo compagnia aerea, Ryanair, partenza da Catania, orario. Partenza da Catania a Malpensa, a Milano. E mi esce l'orario che c'è, il volo. Dalle mezzogiorno meno 10 gli arriva alle 13:50 a Milano per come è scritto un tuo biglietto. Se avete il biglietto, quindi è vero, certo che abbiamo già i biglietti, me l'ha mandati subito. Subito. Dopo tempo che ha fatto, dopo un'oretta mi sono arrivati i biglietti. Siamo gli scambati, sì. Veramente. Vabbè, Davide, domani mattina poi vado all'aeroporto e vedo. A posto, non si riesce. Ma mi ha detto che già ha fatto salire ad altri, alcuni di Calabria. Non lo so, altri la pubblicità hanno fatto. Mi disse sì, già... lo so come funziona perché sono, sono saliti altri TikToker. Non so di dove, di Napoli, di Calabria. Boh, non so di unico contattavo. Penso che saranno quelli di Napoli. Sicuro, 100-100 quelli di Napoli erano. E di Calabria, mi mondo a Calabria, Napoli, Calabria. Ma ci volevano da Calabria. No, sì, Luisa, già pure check-in abbiamo fatto. Grazie Davide, io comunque tifo per voi 100-100, grazie. Mi ha detto che è una fabbrica di mobili. Ma ce lo sanno chi, ha detto il nome. Io oggi li ho chiamato qua davanti la diretta, no? Per vedere, perché comunque anche a me hanno fatto venire il dubbio. Dici, fatti dire come si chiama. E mi hanno detto sì, è vero. C'è ed è un'azienda grande. Sono tante imprese, dopo chi so che vinde ce n'è. Però risulta la conosco l'impresa grande. Thank you.
Libero pensiero, come? Se non vi fanno, se vi fanno fare video di pubblicità, non ci farà si interessando, ricevi chi ci spunna. È finito. A mangiare più picca. Devi mangiare di meno, devi cacare di più. Certo. A mangiare più picca. Devi mangiare meno. Basta con tutti questi piatti, basta, basta! Ma io ho il telefono, io ho il telefono! E il telefono, il telefono! Non c'entro niente io! Sì, non c'entro niente io! C'entra, c'entra, mangia lui! Leviti, perché sto mi stava sculando l'acqua in goccio! Annaccia te che mi va fa, mi ha fatto solo un amore, mi ha fatto solo un pensiero. Ho capito. Angi, rispondi Varese, che cosa Varese? Ci piace la pasta? Sì, a lui sì, è un mangiore di pasta. Sì. Certo, Chiara, non è che quello capisce il dialetto. Oggi Mister Santo, Mario, Mario. Tu chiama Mario, tu chiama Mario. Mario, sì, 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 Mario, Catania, Mario Catania. Mario Catania, sparti Catania con tutti. Perché succede con Santo, se Catania mi scrivo con tutti i sparti. Succede cos'altro, non mi capisci? Perché già puoi dire sì, Mario da Catania. Catania! Catania! Lo chiama Mario, siccome gli abbiamo mandato lo screenshot, la foto dei documenti, e lui si chiama Santo Mario, no? Perché lo chiama Mario? Santo non ci piace. Mario! Mario, mi chiama Mario! Mario! Come il documento ne esce Santo, Santo e anche Mario, ho due nomi. E il dubbio mi chiama Mario, perché Santo non ci piace. Mario! Fatto con tutti. Mario con tutti. No, 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 Catania, Catania. Catania con tutti hai scritto, sì, Catania con tutti. Amici di Messina, giorno 11 sono da voi. Sono certo. Al ristorante Maruzzella. Maruzzella. Giorno 11 maggio. 11 maggio, amici, una domani posterò le locandine. Domani ci sarà la locandina. Una cena spettacolo. Quindi amici, cominciate a prenotare ristorante Maruzzella. Così, Neuri ci sono. L'organizzatore Nino Magareci. L'organizzatore è sempre Nino Magareci, sì. Scelto a Messina, vai Marti, prenotati. Che ti aspetto. Grazie Mario, grazie. Domani saranno tutte risate, certo, come tutte risate. Perché poi dopo. Come ho capito, no, ho capito, mi ha contattato perché ci segue, sono dei follower che ci seguono, che sono siciliani. E niente, hanno il piacere che i romani non vogliono conoscere, ma non sfoglioggiamo ora dopo. Dice Santo, come ti svegli? Dice, ti chiamo, ti vengo a prendere e ti porto nel mio locale. Dice, passate più che voglio conoscere. E dice, mangio. Ti posso mangiare a catanese. Fammi mangiare che tu vuoi, ma tanto che mangio. Va bene. Sono follo, chiaramente non li conosco. Li conosco qua. Come non vuoi. Li conosco. Come vuoi. Oggi qua all'improvviso, nel frattempo che sì, lo dicevamo, mi ha scritto, sì. Dice, ti porto a mangiare nel mio locale. Bonus, eh. Chi fosse, come ho capito, è trattoria come da noi. E quali ho il problema? Arosti a mangiare.
Vabbè. Ci dovete fare partecipi, certo. Certo che facciamo partecipi, ormai magari carica il batterio in puttana. Sì, perché no. Mi fa piacere, Barbara, che ti piace la canzone. No, Ilaria, devo ritornare la sera. Alla sera ritorno a casa. Certo. Non dormo là. Non dormo là. Infatti manco vuole tavoliere niente, manco niente, manca la valigia, manco. No, ma anche i valigi mi porto. Che a fare? Non c'è niente stamattina. Manco un bagaglio a mano, niente, che ne fa? Con la bossa. Andiamo a stare in giorno da. No, Graziella, stiamo partendo io e lui, mezza giornata, è tempo che faccio la pubblicità e torno. Certo. È per una pubblicità. Una sponsorizzazione dobbiamo fare e poi torniamo. La sera ritorniamo. Francesca, metti i tappi nell'orecchio, ora domani mattina mi vado a comprare. Magari io, perché c'è un po' come l'orari. No, domani mattina mi vado a comprare. Quando siamo scesi del Belgio, di Bruxelles. Ma ammazzai. Andavi una ricca come... Tu? E a me quando maturavo? Quando maturavo? Ma no, magari una parola. Avevo un paio di giorni l'orecchio tappato. Chi sa, là è un po' camelone, lo fisco. Che c'è, Patrizia? Cosa mi hai detto? Mi è sfuggito, sicuro. Mastica una chewing gum. Giuse, a Milano me ne vado per una pubblicità. Le lenzuola rotolate non si sfumirano. In aereo, sì. Ci mi sa tu anche. Ma lo sai come un po', non ci vuoi. Non ci arrivi conto, santo. Va bene, va bene. No, non è venuta più. No. Da quella volta non è passata più neanche dalla strada. E per forza. Ho capito? L'ha capito. Beh, allora vieni da me a Milano, tutto a Milano so. Ciao Angela, ti mando un bacio, tu che ti saluto. Un bacio Angela. Grazie Melucci, la tua canzone è bellissima, sei speciale, grazie. Ho visto i vecchi video quando dicevi più spesso scelto ti saluto. Scelto ti saluto, scelto che ti saluto. Ma a me mi hanno conosciuta così qua. Che io dicevo scelto. Scelto ti saluto, ci facciamo. Ah, Maurizio, la mia scelto. No, ti assi, una volta che ti dico scelto ti saluto per sempre. C'è quello? Certo, ti sempre ti saluto. Scelto che ti saluto. Grazie Giovanna. Senza lei. Qua ci vuole la canzone da Catania e Dubai, qui davvero? Non mi conosci. Tu che ne sai, c'è chi mi segue da Catania a Dubai. Sono me stesso, non cambio mai, arrivo sempre, magari a mezzo e guai,
anzutti a tutti con i commenti, ma si tacca puti le galine rendi. Scetto! La gelosia ti fa male alla testa, parli di me marico chi ti interessa. E mi commenti che non saccio cantare, mi pare a mia che tu mulissi copiare. Tu fai avanza se c'è una festa. Ciao Barbie! Ciao tesoro! Ciao Sebastiana! Grazie Rita! Grazie Patrizia. Ciao Annalisa. Oh, finalmente. Beh, già ora ti visti. No, Andy, finalmente. Ti ho visto ora. Finalmente salutavo, certo. Finalmente ha salutato. Grazie Maria. Finalmente ha salutato. Siete meravigliosi. Le canzoni sono stupende. Poi quella dei figli, canzone meravigliosa. Grazie. Mi fa piacere che vi è piaciuta la canzone dei figli. Mi fa piacere. Grazie, domani andrà tutto bene. Grazie Sebastiana. Amici di Messina, una volta ogni tanto vi ricordo che giorno 11 sarò a Messina, ristorante Maruzzella. Maggio, 11 maggio. 11 maggio, ristorante Maruzzella. Prenotatevi al ristorante Maruzzella per giorno 11 di maggio. Cena spettacolo. Quindi tutti i messinesi vi aspetto. Grazie Mariella. Finalmente la serata tranquilla, almeno ci rilassiamo. Ma a Catania non fai eventi? Certo Barbie, ce n'ho uno giorno 27, che 27 che è una serata di karaoke, quindi canterete voi e ci sarò anche io, comunque anche io canto qualche canzone, no? E giorno 27 di aprile sarò Etna Park, giusto, Etna Park Food, che si trova a strada San Giovanni scendo 52A. Poi sarò giorno 1 di maggio, giorno 1 di maggio sarò Tre Mestieri, Villa Antares, mi sembra, comunque in una villa. I leoni non dormono, i leoni qua c'è Gio Santo che li fa volare. In una villa e ci sarà a pranzo una rustia e mangia, panino a sicuro, più bibita, compresa nel prezzo, più caffè. Panino con carne di cavallo, salsiccia di cavallo, oppure con polpetta, 6 villa euro. Villa Corriere. E si paga 6 euro alla Villa Corriere. E sarà a pranzo, invece il 27 è sera. Quando vorrei essere vicina per venire a stare con voi, come stare con voi? Sì, dimmi, boh. Peccato solo di Crotone, altrimenti ci saremmo venuti io e mio marito.
E chi lo sa, veniamo a Crotone. Ci beviamo un crotone alla bionda. No, ribelle, domani no, perché comunque la sera ritorno, dormo a casa. Eh sì, Cinzia, cosa devi fare? Devo mettere qui ogni giorno. Francesca, ti vorrei tanto. Di dove sei, Rita? Se sei delle zone di Catania o le vicinanze, vieni a trovare. Sono Martina. Vieni a trovare negli eventi. Non ti può mettere ogni sera, perché tanto alla fine usano, ora di mano a mano capiscono che ci sono io dei commenti e non vedono che io manco tempo di fare sopra il filo, capisci? Perché tanto la maggior parte sono tutte chiede che ti conoscono, perciò. Abito a Giardini, quindi vicino, Rita, vicino Catania, non sei lontano. E perché non vieni? Puoi venire il giorno 1 a pranzo, Villa Corrier. È dalle 12 in poi l'evento. Oppure puoi venire giorno 27 a San Giovanni Galermo, strada San Giovanni Galermo, e c'è pure il karaoke. Cantano pure le persone, non solo io. Qui è il suo profilo, c'è? Allora, buonasera a tutti, scusate il disturbo, attenzione, c'è un profilo questo fake, mi dispiace. Un profilo fake, cuore oscuro 8, che blocca le live. Come blocca le live, scusa? Ti dando una boa, già solo come muzzasse. Come blocca le live? Ho chiamato, sai, ho prenotato. Patrizia Tesoro, dove? Per quale evento? Perché ne ho più di uno. Ne ho uno a Messina, ne ho uno a Tremestieri, ne ho uno a San Giovanni Galermo. Dove hai prenotato? Dove ci vediamo? Ah, il 27! Già non prenotazioni! Già prenotazioni per il 27! Scelto! Grazie Patrizia, mi fa piacere conoscerti. A Messina però giorno 11 di maggio, ristorante Maruzzella. Sì, ci conosciamo di presenza, certo. Vale, 11 maggio, ristorante Maruzzella. 11 maggio, ristorante Maruzzella, amici di Messina. Cena aspettavo, sicuramente è una cena aspettavo. No, boh, la ragazza non abita più sotto casa mia. Non abita più. Tina non ci abita più qua. Se n'è andato in un'altra casa. Ah, Giuseppe, tu sei della provincia di Trapani? Ho capito. Certo, un po' distante. Ah. Era brava, peccato, sì che è brava Tina, sì. Già arrivati i carabinieri, sì, ci ho offerto il caffè, vedo, ci offro il caffè. Vediamo, tesoro Rita, vediamo, al momento ce n'ho una a Messina, parte più vicina dove sei tu. Ciao Francesca, sono la moglie di Fede, un bacio tesoro, salutaci tuo marito. Certo, ragazzi, salutaci tuo marito e speriamo che presto la presta casa, libertà a casa con voi. Ve lo auguro veramente con tutto il cuore. Come sta? Vabbè, io ho visto qualche TikTok, ho visto... I TikTok sono vecchi. Vecchi, ma non ho fatto che TikTok quando fai la videochiamata. Faglielo qualche screen e lo pubblichi. Spero che più presto ritorni a casa, veramente. Unni, eh?
perché è brutto. Situazioni brutte. Gliel'ho fatto l'altro giorno, lui si trova a Barcellona. Ah, dove eri tu? A Barcellona, Pozzo di Corto. Sì, un eri tu. Un inizio. Sì, e lui è uscito da lì. Sì. A Messina spero di venire. Rosalinda, ti aspetto, tesoro. Ristorante Maruzzella, prenotati. E pazienza. Te la posso dire una cosa? Come ti chiami? Lori. E a me mi dispiace, ti vuole bloccare. Però sappi che tu qua non devi nominare nessuno perché sennò ti blocco. Decidi tu cosa vuoi fare. Perché tutti quelli che stanno, che accaparrano qua, ma non dobbiamo nominare nessuno, qua siamo noi, punto. Ok? Questa volta ti stai avvisando, se non sono costretto che ti devo bloccare. Va. Non l'ho capito. È inutile che dici leggi Gaia. Ok? Non devo leggere nessuno e se vi leggo mangio. Se dovete domandare parlate qua, parlate. Non nominate nessuno perché vi bloccherò tutti quanti. Io vi faccio avvulare. Tu, io ti stai avvisando. Non dovete parlare male e neanche di bene. Non di mi interessa, non dici, parlare. Ma io stai parlando di quella persona di bene. Non mi interessa. Non mi interessa. Cane, okay? Le mie live non vado a mondare cristiani. Non mi interessa. Dovete parlare di me, ci sono io qua. Dovete parlare di me. Perché nel momento in cui nominate le altre persone del TikTok, io vi devo bloccare, mi dispiace. Ok? Gaia, se non vuole dire qualche cosa, un numero là, ok? Fatti i fatti tu, ok? E ora ti sto bloccando anche a te, va bene? Ma blocca tutti, forse non l'ho da caputo, tutti. Finiamo la tizzerella, caccio su sangue ora. Lo spasso ora, lo faccio finire. Non lo capite? A tutte pare che capite di profilo apposta. E se siete qua, insultate, facite, nominate, dicite. Vi finivo lo spasso. No, ci sono venate, non c'è né spunto Pippo di riparare. Basta, finistolo. Non faccio parare, nudo sa potere permettere di riparare, perciò faccio volare a tutti. In modo che così non c'è spunto riparare. Evitiamo tante cose. Evito tante cose. Non voglio sapere niente di nudo. Dice, ma non mi interessa. Non ne voglio sapere. Vediamo se lo capite. Annaggia te che mi fa fa, mi ha fatto solo innamorare, la vita che posta pensiero. Un altro no. Sì, è quello di Shane completo che ha, sì. Sì. Sì, quello di Shane, sì. Com'è bello. Mannaggia te che mi fa fa. No, Gaia, tu non c'entri. Aspetta, ma non c'entri tu. È chi insisteva. Sì, ha sì. Dato fastidio. Che è Gaia Greta, non è Gaia chi della mica nostra. Gaia Greta cerca aiuto. Di che cosa cerca aiuto? Scusa. Puro cielo, si diverte come per me, sotto la fama della trama ci resta lontano, dopo un anno che me ne potevo guardare. Brava Cocai, brava. Brava. Hai capito? Che fanno piglia e porta. Mio cugino. Senza motivo, Gaia è morto sul posto di lavoro, tuo cugino. Questo mi dispiace. Questo mi dispiace. Oh, Salvo Gentile, grazie. Grazie, Salvo Gentile. Come siamo combinati? Tutto bene? Salutaci a casa. A sua moglie.
persone veramente fate una live simpatiche, no? Vedremo se vedi. Vediamo, non si sa. Tutto bene, grazie. Questo mi fa piacere. Mi faccio bello perché piacere. Siete due persone meravigliose. Grazie, grazie. Meravigliose. Di serietà, di tutto così. Di tutto. Così funziona. Per la gente tu la devi valutare. Voi meritate il meglio, tutto il resto è noia. Lo so, Giuseppe. Grazie. No, no, dico la verità, Salvo, perché io, come la penso, la dico le cose. Come quando non mi sta bene una cosa, io a Rico. Rico, magari quando io vedo la serietà di una persona, vedo comunque niente. L'umiltà. Non c'è niente, uno deve fare se bello, perché non è completamente. Non bello niente. No, no. Nel senso no per te, chi lo pensa? Cioè, chi lo pensa? Fantasy, la pulizia del viso l'ho fatta settimana scorsa. Se tu mi segui, lo dovresti sapere che mi ha fatto la pulizia del viso settimana scorsa. Perciò ora ho fatto la tua invece, chi da bella, pulizia generale. Chi sia estetista non avevamo bisogno. No, non avevamo bisogno. Tranquilla, rilassati, no, no, non fare ora a ti puccio, l'ho solo io che non ti nascivo sulla tia. Non c'è bene. Se a te. Come si fa? Senza di te io non mi finisco. Stitch, chi lo tratta mio figlio male? Non ho capito. Chi? Chi si permette di trattare mio figlio male? Chi? Grazie Maria! Bella, grazie! Laura, bella mia! Laura e Daniele! Laura, domani siamo nei Cincillano! Oh, mi chiama Mario, mi chiama! Mario, là. Mi chiamo Mario, ci telefonai, ci telefona con l'altro telefono, sì, pronto? Sì, sono Santo, sì, chi? Santo, come? Santo, sono quel ragazzo, ragazzo Catania, chi Mario? Mario? Mario, sì, Mario sono, sì. Mario, rompo tuo corpo. Non ti stai scherzando? A vedere. E poi ci scrivevo, mi mandavo un numero di telefono e ci scrivevo Mario Catania con tutti. Con tutti. Domani, sì, Giuseppe, domani sicuro. Domani sono tornato, domani è interessante. Aspetta. Vediamo che mi ha bloccato. Mario da Catania, da ricordare, sei Cicci. Ecco su scoda. Ma ti sai quando risate domani? Io senza te sono una storia senza da Catania a Milano. Mario! Madonna, Mario! Vi faccio passare a volontà di rapirvi tu i profili falsi. Sogno per fuori, sogno. Dalle donne sono per fuori. Io manchi leggi, manchi viro. Sogno per fuori. Beh, massacrare. Beh, fare stancare. Beh, fare stancare. Beh, mi sento a testa, abbiamo fatto stancare. Sogno che cosa levo per fuori. Ma vedi che sogno per il tranquillo. Ma ho fumato la sigaretta, non è cosa levo. Calla, andiamo. Non è vero, non è. Francesca, cai. Amiche, cuccia rispondeva. Mi faccio l'uomo, Luigi.
Cucciara va a sta conferenza e puoi riparare con me. Certo, non faccio la rovizia, così me ne vedo sfonde. Domani lo chiamiamo tutti Mario, ma Mario a Milano! Ma perché giustamente a Catania si chiama Santo, ma a Milano si chiama Mario! Non si può chiamare sempre Santo. Domani sì, a Milano ti chiami Mario. Certo. Domani è Mario a Milano. Mario a Milano. Scelto. Niente. Laura, domani Mario a Milano. Domani Mario mi chiama. Domani si chiama Mario. Uzzo Mario, Uzzo Mario domani mi chiama. No, Uzzo Santo per Catania, Uzzo Mario per Milano. Mario, dove sei? Dici... Ah, devo ora nasce una fassa a questo Mario. Certo, domani Mario, Mario, domani dove sei? Ciao, io Mario sono. A Milano Mario, a Catania oggi Santo. Mario for Raven. Domani zio Mario for Raven. Franci, tu domani Agata, sei domani sogno Agata. Oggi sogno Francesca. Domani sa quanto risate. Ancora non hai visto. Ah, ancora non hai visto niente, certo. Certo, Cicci, domani che succede? Domani comincia la mania. Non mi preoccupate, capitegna, c'è un'altra domani. Domani, certo, capitegna, ma c'è. Faccio il mio etichetto anche domani, sa qui. Non mi faccio una gara, va domani, sa qui, amici. E certo, dottor Santo se ne è nozzo Mario, va sparato. No? Madonna. E perché ieri ne ho due, no? Perché se ne ho altri mi chiamavano magari un Ciccio. Ora domani ti dici Mario, chi puttasti? No, sembra Totò a Milano. Domani parti Francesca, Santo e Mario. Certo, domani parti Francesca, il suo Santo e il suo Mario. A quindi siamo in incognito, vero? Quindi non ne conosci più nessuno. No, no, domani io mi chiamo Zio Mario. Pondo, Mario. Ma se tu ti cerca con nomi Mario, non pare che da ciò, va? E ce l'ha dire io, ma mi chiamo. Ma non hai visto i tuoi TikTok, non capi? Che non sapevo manco come ti chiami. Non dire, non ma chi sto? Non ne hai visto a nuotare. Ci dovevi dire a Cincillau che mi doveva fare i biglietti pure a me e Daniele, più davvero? Ci ho fatto fare il biglietto a Daniele? Aspetta, ora abbiamo conto chi sta, secondo me non so. Ora va, stai venendo, ora abbiamo conto chi sta a cane, prima che se ce l'è un po' io. Coreano. Coreano? Ma io dico, ma se non sapi manco come si chiama, che lo chiama Mario. Ma chi sto a nuaccio? Non ne ha visto? In quali TikTok? No, ma fa non è altro, c'è in decano, forse in qualche follow fa. Qualche follow è? Mi mondovava una. Ma io non mi rodo, ma come è? Ti immagini di poco. Allora, chi sto mi chiama? Fammi sentare, secondo me. Maci, signori! Se si sta ricca a parare secondo gli sta Gasse, picchia posto comune secondo mi messo a bicicletta, questo è vero meglio. Allora chi sto mi chiama? Pronto? sì salve, volevo sapere per una sponsorizzazione per fare una collaborazione di TikTok, che cosa si tratta, scusi? Mi faccia capire, dice per fare una pubblicità, va bene, sì, ma lei come, dice me l'ha dato, dice il numero Maria, ah sì, dice vi siete sentiti un paio di giorni fa, sì, disse ma questa Maria, dammi testa, ma se non ha mai parlato, disse Maria, va bene, sì,
Vabbè, ci possiamo vedere? Sì, ci possiamo vedere. Ma tu di dove sei? Dice di Milano. Come di Milano? Ci sei un sogno di Catania. E non è un problema. Dice ti faccio i biglietti. Ah, va bene. Ti faccio i biglietti. No, tu ci ridici. Aspetta, aspetta. Ma che è? Sta schizzando. Il sogno di Catania come una bambina. Ti faccio i biglietti. Basta perché ci mando i documenti. I fotografie, i documenti. Perché mi contatta, mi chiama una volta, mi dice, ma quando, dici uno, due, no, ci siamo due, qual è uno, due, vuole fare per uno, vuole fare solo per me, no, ci siamo due, no. Ma mandami, dici, pagine, fammi vedere pagine, ci mandai le mie pagine, ci mandami le pagine, le fotografie, di TikTok, no, va bene, ok, ma, Madonna mia, basta, poi io ci pensai dopo un po', ci si sente, aspetta, ci sta mia moglie, c'è chiamare una volta, sto prendendo i biglietti, scusa, sì, sono sempre io, Catania, Santo, Mario, sì, Mario di Catania, Mario di Catania, ma i soldi non ne paramo, sì, ma scusa, ma di solito, te lo devo dire quanto ti costa? Dice no, dice che mi dire? Cosa mi devi dire? Non mi devi dire niente. No, dici va bene, poi dici, no, non ti dici non mi devi dire. Dici ci mettiamo d'accordo quando ci vediamo. Ci mettiamo d'accordo quando ci vediamo. Dobbiamo va bene. Dici, ma il problema è che ci vogliono... Oro, ci vogliono oro. No, ci si vuole oro, brillante. Ci vuole brillante. No, oro, brillante. Ma... Dice se va bene, se ne vorremmo romano. Dice, beh, io ho pagato tutto io. Bravo, hai pagato tu, va bene. Ci siamo, ok. Allora facciamo, ci vediamo domani. E tu mandi amici più con una storia. E tu mandi con una storia. Stamattina a parlare intanto qui, io penso che comunque domani stesso, non penso che è pazzo. Mi stai schizzando, Che mi fa tornare a casa e poi mi farà altri biglietti per chi ci farà la pubblicità. Non penso. Che pazzo tu! No, però è un'azienda grossa. Però l'azienda, se ci siamo informati. Mi sono informato, è vero. È vero. È tutto vero, è tutto reale. Tutto vero, sì, mi sono informato. Ci sono persone che sono a Milano, mi hanno contattato di Milano, che sono là, che domani ci vogliono incontrare, sì. E mi hanno detto lascia stare. Perché l'azienda è grossa. Ho parlato al telefono e mi ha detto lascia stare che quello che scrivono nel rullo, che l'azienda è grossa. Veramente la conosco, dice. Ok, va bene, non ci dare retta. Niente, troppo risate domani. Oh, amici, che male che vada a fare il bello viaggio e tornai. Che mi interessa, mia? Biglietti pagati, mi faccio qualche TikTok che a Milano e mi ricoglio la cosa. La verità. Biglietti pagati dai cristiani, che mi interessa? Mi ha detto, dice, porta tutto, porta tutto. E che tutto sì, che? Aspetta, mi no, porta tutto lì, nel senso, per fare la sponsorizzazione. Sì, ci si dà le frenate da secchietto. Dove andiamo a buttare? Vamo a buttare a casa. Tu però, secondo me, tu domani ci avvi seguire con una bella valigia. Ah, 24 ore. Senti, tu però avvisi essere professionale, certo, valigetta, aprite i valigetta. Un cippere mi porto. Per dare la live, certo. Non c'è per me voto, io lo dà. Non ficiamo sotto ascita. Perché sotto ascita? Perché mi voto romano. Muota sta. No, io non ce la faccio con chi sto. Sta partendo bello professionale. Mi voto a poi ma non mi copro, poi ci canta la canzone, ci così. Sto cane voto. Ma di solito io per l'accesso di lavoro. Certo. Questo cane che lo canto metti. Metti cosa, no? Metti il telefono in posa. In posa del telefono, no? Io che mi porto sempre quando andiamo a fare le vendite, no? Che metto... chi sto mi porto? Sta partendo con tutti gli attrezzi a ma posto sempre. Chi sto qua, mi porto. Avanti. Cosa dici, porta tutto, dove cristiano, dove come io vieni, che sto chiamando da secchietta lì. Ecco, ti sto che metto qua così.
Certo, perché hanno carisci come, quindi che mi hanno da scarma, che fino a fare? Ma batteri professionali. A poi tu ti porti a valigetta e ne. A scudare la mia, tu domani porti tutti e quattro telefoni. No, a fare così professionali. Tu a poi picchi e cominci a nascere i telefoni la valigetta, uno, due, tre, quattro, e metti uno sopra l'altro e tu vedi che c'hai tanti telefoni. Dove è la valigia? E non sta capendo, ci stai schizzando. La valigia che l'avevo a Pitero, a posto, chi che ci metto un macchinario, a posto la macchinario ci metto i telefoni. Io so buttare tutti e quattro telefoni, poi li esce, metti uno sopra l'altro e chi dice, mi professionali, so che ste quattro telefoni, un coso dove si fa la diretta o per il... No, ma battere, no. A battere. Ma chi non essere questo? Di serietà. Siamo pure Eddie. Ma le cavate viene a picchia, Daniele. Dovevi fare più biglietti, ti dovevi portare l'altra gente. Cammelo, già che tu non ne voleva fare i biglietti, ma come noi? Dici una sola persona, buona. E qui è che veni. Non ci tutti noi veniamo se tu non fai due biglietti. Dici no, e allora due biglietti. Forza, aiutati. Fermo stata con fermo qui. Bella figura a Milano. Come bella figura. Certo, non fa bella figura. Vai, vuoi si rompere ci sono, mazzo sandoci. Domani partiamo con quattro telefoni perché sono importanti. Ma chi mi fa? Ma che fare? Con telefono? Ancora chi lo può separare, chi lo sente, domani ammazzare la chiacchierata e chi lo le ammazza. Non potete portare. Sì, muto. Online, alla sera netto, quando torni, cretino. Ma che mi interessa, mi insegno solo a me portare una bossicella, non è che mi può. Però fammi fare i biglietti e vi. Prendiamo. Tu c'ho di un manager, io e Daniele, c'ha di piccolo manager, non ce l'ho, non fare un biglietto. Scusa, ma te la posso dire una cosa, Ciro, ma perché dici queste parole, fate schifo? Perché facciamo schifo, scusa? Perché non mi dà? Perché sei una cacca? Sì. E chi ci posso fare? Nella solire. Oh, però tu o manager te lo puoi portare a Daniele. La verità, Daniele può portare. Daniele mi osserva tutto, mi controlla cose. Chi tu le tiene a cura tutte cose? L'interesse, quei che mi sta tagliando, chi ti sta tagliando, già fare che non scevo. Chi ti avremo, chi ti lì, stanno parlando di altri. Un manager ci voleva. Aspetta, bloccamo solo, Ciro. Allora, rimettiamo qua a fassa, stiamo scherzando se ci stai guardando, ma sicuramente ma non mi stai guardando. Ma io non mi mancava. Stiamo scherzando, no? Però ora ci mandiamo una fotografia capace di stare lì, no? Stiamo scherzando. Stiamo parlando di siciliano, non capisci? Tu mi stai capendo, non capisci scherzando, ma... La prossima volta ve lo portate a Dani. Daniele. E Laura, Daniele è un manager di San Paolo. Sì, lui è mio guardaspalla. So guardaspalla. Certo. Udena cura. Perché chi non mi dà con quel nome italiano, io lo piglia subito. Ti sto tagliando, sai? Santo, lo sto tagliando, mi avvisa. Dice la Belocchi. No, mi fanno morire. Sono una fassa. Dice la Belocchi, vai questi. Se non me ne accorgere, vai questi, qualche nome. Niente. Hanno gente che mi fa fare, mi ha fatto solo innamorare, mi dà capo sto pensiero. Grazie. Blocca Fede, aspetta che Fede ora voglio mi raccoccare. Fede, buonanotte, dai, è tardi, dai, e poi domani sono presto la sveglia sono presto la mattina. E infatti, chi fa il castorale? È tardi, è mezzanotte. A mezzanotte sai. Vi hanno scambiato per altri e quando ci spondiamo noi. Che io ritornerò. Il numero era quello mio, il telefono è suonato il mio. Ovunque tu sarai, sei mia. Non scangiano più altri che ci mandai i pagine. Anzi, lui cercava una pagina di 200.000. E io ci pensi, se no quando 200, no, è 400. 411.000, no, 200. 411.000. I biglietti, dice Stefano. Infatti, quando ci mandiamo la fotografia, i biglietti. Io dice, infatti, ci dice, io so che hai una pagina di 200.000. No, non è 200, è 400.000. Non lo so. È coreano, non lo so se cinese. Non lo capisco da faccia.
La faccia è chita, poi non lo saggio. La faccia sì, è tipo cinese. Sì. Penso quale ha. Subito, subito a fare via. No, già sono fatto. No, già me l'ha fatto. Già ce l'hai, do WhatsApp. Ci oh. Va tutto, domani mattina. Oggi ti ho visto, volevo una foto, ma affondare. Tu no. Devo mettere su la pasta andare a faccia. Così non devo affondare. Costumo affrontare ogni moda. Allora andate tranquilli, sì, ma certo. Affrontati. È normale, no, c'è la foto di WhatsApp, no? Nel profilo WhatsApp. E prima mi date il numero quello che viene a prenderci. Sì, intendevo il cinese appena ho capito che siete molto seguiti e corso a fare biglietti. Sì, Desiree. Sì, perché cercavo una pagina più piccola. Cercavo una pagina di 200.000. Sì, vale 200.000, io 400.000. Dici, mi mandi, dici, foto? Subito, subito, subito. Dici, ma hai la foto? E io dici, subito, fare biglietto. Se, dici, subito, fare biglietto. Fai il biglietto. State attenti a Milano che ci sono? Non capisco, chi ci sono a Milano? Stranieri? Bosseggiatrici? Ah, vabbè, ma no, io sono... Io sto fatto senza soldi. Io mi posso fare un bossellino? Ah, io sempre un nevaio, magari dei feristi che mi metto lavando, what the fuck? La secchietta lavando. Non lo so quanto costa. Sì, sì, per il portafoglio. Mi sono ricreduta su di voi, siete uno spasso fantastico, grazie Rita. Parlano per Catania, ma a Milano se ne sentono di tutti i colori, infatti ogni mondo è paese. Non è che è vero. Qua si dice non può rubare, non può rubare al ladro. Poi tutto può essere in Davide, eh? No, sul biglietto ha messo Santo Mario, mi ha messo i nomi dei documenti, no? Intorno a 800 euro sono andato. Ma la verità, ufficio subito sto biglietto, io non lo saccio quando pagavo questi biglietti, io calo i biglietti. Dicendo del ritorno, però il ritorno messi che lo stampa entro 24 ore, cioè ancora l'ha stampato, prima vado a battere per stamparlo. Che arrivavi, Francesca, ma non immagini che arrivavi a questo punto di acqua, tutto è bene grande, grazie Simona. Che bossicciatore? A me da 100 euro a biglietto gli sarà costato, non lo so, credimi, dico una bugia, non lo so, non lo so. Vestitevi sopri, chi può dire sopri? Ma chi sto, io la faccia sto scafazzato, non so la faccia, mi ha un profilo che mi segue. Oh, c'è un fotomontagno! Oh, che blocca, santo, perché non mi profilo? Vabbè, chi stai dicendo? Niente, stai dicendo, un augurio ci sto facendo. Chi stai dicendo, Luca Rosa? Stampare tutte e due, santo. Non è stato, no, mi devo stampare tutte e due. Missi che lo fa. Io domani mattina ci comando e mi ritorno. Certo. Certo. Mandami il ritorno perché qua aeroporto, vuole il ritorno, ci va anche. Mare Occico, il ritorno. Il ritorno è scritto nel biglietto dell'andata. No, aspetta, ora lo faccio vedere. Allora, stacco vado via, c'è la polizia. Un attimo, devi staccare, amici di Facebook. Buonanotte a tutti, se non arriveremo. Avanti.
Se avete bisogno sono a Verona, grazie. E allora, prendiamo i biglietti. Apri. Allora. Poi non capisco perché qua. E allora, io qua hai volo. Volo. Ma pensa. Poi gira la rivessa, gira. Cagliaio, tutte cose. C'è tipo check-in, no? Piano di viaggio. A raggiungere l'aeroporto, arrivo, check-in, è 9.50, all'11.10 arrivo al Gange, 11.50 partenza, volo, un'ora e venti, arrivo 13.50, ma io cavolo ritorno, non avevo, non c'è cavolo. Mi fai cercare sto volo? No. Aspetta me. E allora? Orario partenza Ryanair Catania Milano Malpensa. E allora, vediamo se è questo mare sotto o non. Ma ci metteste quando? Domani? Domani, F, aspetta. Cai, telefono. Ma risulta magari un numero, non avere partenza per Milano, FR21 78. È lui. L'orario. L'orario che c'è la partenza. Tanto il Google. Il codice del biglietto con la partenza che c'è domani. Anche ritorno, no, non c'è attenzione. No, è lui, beh lui, con il biglietto. Aspetta, no. E quando ritorna? Domani. Sempre domani torno. Non è messo domani. Allora. Che cazzo. Vediamo l'osta, un'altra volta. Qual è lei? Se no era tutto tempo a cercare i biglietti di mente. FR chi resti io? FR 21 78 lì, vediamo. 21 78, non sponda che hanno biglietto ritorno, amici, non vi ritrovo che sto ritorno a biglietto, non capì? È una vero. Ma che c'entra? Quello è un altro stampo. Quello è un altro stampo. Valutate bene, non partite se non avete ritorno. No, io certo. Romano mi farò ritorno, io. Ma io sono io. Io Romano a mattino, prima che patto, io ci chiamo, ci come stampi mi ritorno, perché io fare il ritorno, c'è chi qua, all'aeroporto, vuole il ritorno. Dice, ritorno stampa, cioè lo puoi stampare. Bravo, io domani a mattino. Certo, io ci chiamo. Dico, sì, sono Mario da Catania. Ritorno! È tornario! Mandami il biglietto ritorno su WhatsApp! Certo che la faccio prima, tanto il tempo c'è. Io romano alle 9 già ci telefono, spacco telefono. Strano che c'è qualcosa che non fa. No, l'aveva fatto magari non c'era un ufficio di ritorno, no, non dice stupidaggine perché non c'era per la Francia ritorno, non c'era, trovate? Anche per la Francia, no, non c'era. Quando Giuseppe Di Cresi ha fatto il biglietto per la Francia, il ritorno lo doveva fare dopo. No, non resto io niente, David, perché io romani io ci chiamo, io romani all'aeroporto stesso ce l'avevo, il ritorno c'è, vi risulta? Ciao Franci, i cinesi parlano, avete fatto il bingo. Grazie. I cecchini sì, si fa 24 ore prima. 24. Sì. Io romani all'aeroporto stesso, c'è ritorno per questo. La sera, ritorno sera. Sempre con questo nome.
E gli mi dicono, sai, perché succede, c'è. Non vuole stampare, magari, Rainer. Si paga il check-in in se il ritorno è domani sera, il ritorno dovrebbe essere già disponibile. Infatti, non faccio stampare, dite. Ora è fare il check-in, perché fare ora? Il check-in è fatto. Cioè, è già fatto il check-in. Il check-in si fa dall'app, già fatto, l'hanno fatto. No, il check-in lo deve fare, ma il check-in farà ora prima, poi check-in. Io domani mattina sono all'aeroporto. Si fa prima il check-in, ma io calo il check-in. Ok. Non è chiesto il piano di viaggio. Partenza, check-in il check-in e bagagli si fa alle 9:50. Qua. Basta, non facciamo vedere più niente, guarda. Magari domani non ci vogliamo dire a fare questa pubblicità giusto. Quanta strada hai fatto? Costa 215 euro a persona il biglietto costa. E non lo so se è costato 215 euro a persona. No, pavamo noi. E pare che papà io. Se non lo so. Chissaccio. Il check-in è la carta di imbarco. Ma qua risulta tutto. Quello è l'imbarco. Quello è l'imbarco. Qua non è l'imbarco. È l'imbarco quello. Penso c'è tutto. Ah, oh, in realtà siamo... Così seri, chi dell'imbarco? No, con Ryanair lo devi fare online, non in aeroporto. No, ufficio online. È ufficio online. Già fatto, è chiesto, c'è chi ne ha cattato l'imbarco. Già è qua, chiesto, è tutto qua. Tutte cose, già come io ci passano con lo scanner, con il codice. E vengono Santo, Gio Santo, Mario Catania. Certo. Allora sì, è tutto a posto. Come leggi il numero dei posti? E i numeri dei posti sono diversi. Non sono quali. Niente, abbiamo chiaro, ma ne saprà un tempo dopo. No, là il posto, io 17F finestrino e Francesca Iavi 22A finestrino. Sono diversi, abbiamo proprio anche una pure sopra, vediamo se ne mettono insieme. Hai capito? Io lavoro all'aeroporto, non è quello il check-in. Che significa non è quello il check-in? Quale? Vedremo qual è il check-in. Dice non è chiesto il check-in, e qual è? Vabbè, un altro domani c'è una mattinata. Romani non è all'aeroporto, casomai ci chiamano, posso mandare, non è chiesto il problema. Io non è che ci vado all'ultimo minuto. Sì, non è che ci vai quando è parte. Io romani come ne la casa non ci vai a mattinata, non è facile. Modalesse i biglietti, queste cose, come è combinato? Se c'è qualche cosa che non fa, ci chiamo subito. Certo. Questo va bene per l'andata. Certo, hai un posto, canto il biglietto, guarda. Sì, guarda, domani magari ritorno, mi fai tutto a posto, è una cosa azienda sera, amici, qua è il posto, guardate. Hai visto il posto? Avete visto quel numero? Numero qua è posto. Posto numero 17F. No, è tutto ok, è tutto cose fatte. Sì, ci andiamo prima, infatti. È giusto, infatti. Il ritorno. Aspetta, il ritorno è in giornata, deve essere. Sì, già in fatto. Giornata. In giornata. Sostodomo, caro telefono. Infatti, si dice aggiornato. Si dice aggiornato. Scusate. Io non ho messo, non ho passato, non ho studato. Non sa no. Amici, buonanotte, cuccate.
Amici, dove siete? Passate su YouTube, dove siete? Param. Grazie Paola. Sono Paolo Vesso, ma stasera. Ciao Anthony. Ciao Anna, ciao Paola, buonasera a tutti amici. Come stai? Sto bene. Bene, grazie. Ciao Giusy. Allora, mi fa tantissimo piacere, grazie. Ciao Angelo. Ti stai bene, sei una persona speciale, grazie Anna. Sì, perché non, se non lo fai caricare, almeno a due. Ciao Alessia. Sai che ma stati dopo un po', diciamo. Siete simpaticissimi, grazie Angelo, grazie. Domani vi fate questa bella esperienza, sì, infatti, infatti. Ma che vada, mi servirà per esperienza. Vabbè, ma vediamo. Ma non c'è niente di chiamare che vada, perché se sei... No, nel senso che una viene in dubbio, no? Un dubbio non è bene, vedi, perché avevano fatto la pubblicità, non ci usavo la pubblicità sul blog. Vi auguro tutto il meglio di questo mondo. Siete unici, grazie Anna. Leila, domani dovrei andare a fare una... Devo andare a fare una pubblicità a Milano. Oh, mamma, magari chi lo dà lo so. Questo... Certo. Vediamo, dai. Grazie, Danilo. Grazie, Anna. Speriamo bene. Vediamo, poi vi farò sapere come va. Come va, come va, tutto ok, tutto ok, come va, come va. Grazie Giusy. Grazie, buonanotte a te. Giaculina, grazie. Accendiamo a letto pure noi. Buonanotte. Allora amici, io vi saluto. Sì tranquilla, sei grande, va tutto a posto. Grazie Anna, grazie Gioia. Amici, io vi auguro una buonanotte a tutti. Ora stacco, vi mando un bacio, buonanotte a tutti, a domani. A domani.
Mi piace il vostro rapporto, grazie Giusy, grazie. Amici, buonanotte, a domani. Lo so, no, Anna, lo so, certo. Ti portano a fare la sala. No, risulta tutto. Buonanotte a tutti, amici, un bacio e un abbraccio a tutti voi.